primo oggetto è il cavatappi. Il secondo oggetto è la carta dei vini. Il terzo oggetto è la bottiglia. Sono Andrea, il sommelier. Ho scelto il cavatappi perché è il mio vero amico, mi accompagna in ogni degustazione, in ogni mia esperienza sensoriale legata al mondo del vino. La carta dei vini per me rappresenta quello che è un insieme di viaggi che ho affrontato in tutti questi anni. Sfogliando ogni pagina mi viene in mente tutte le varie esperienze degustative legate a quel prodotto, la differenza tra un'annata dello stesso prodotto e il piacere nel consigliare e nel raccontarlo a tutti coloro che ne hanno voglia. La bottiglia è come la fine di un percorso, no? È la parte finale di quello che è un racconto di una storia legata a un territorio, a un vitigno, a un produttore. Come primo consiglio che voglio dare a chi si avvicina a questo mondo è di affrontarlo con passione. La passione è un aspetto per me veramente importante, perché è quello che ti permette di affrontare le cose anche con un sorriso. È chiaro, essere al contatto con il pubblico ha i suoi pro e i suoi contro, quindi ci troveremo davanti tantissime tipologie di persone e di clienti, ma se affrontiamo un qualcosa con piacere e il sorriso, tutto sarà molto più semplice. Chi si avvicina al mondo della sommellerie, legandosi alle varie associazioni di categoria, ha bellissime opportunità lavorative. Lavorare nel campo della ristorazione, che è un settore, specialmente per quanto riguarda la sala, in cui abbiamo necessità di figure professionali qualificate. Spesso c'è una difficoltà nel reperire queste persone. Altri sbocchi professionali, la possibilità di lavorare all'interno di cantine, nell'hospitality. Collaborare come liberi professionisti in campo di degustazioni, masterclass. Le stesse associazioni di categorie di sommelier danno una possibilità di fare formazione, collaborare con le stesse durante eventi. Gli sbocchi sono tanti. Naturalmente la capacità di comunicazione risulta essere importante. Quindi ricordatevi sempre anche un po' di umiltà, perché il nostro ruolo si limita essenzialmente a questo concetto: dare voce a chi in quel momento non c'è, ma comunque ha realizzato un prodotto che è l'ipotetica bottiglia di vino.